Abbiamo il senatore Borghi che ci spiega perché dobbiamo essere adempienti con il tracciato europeo. Io, ragazzi, sono veramente tentato di votarlo questo piano strategico di bilancio. Che è successo? Che è successo? Il senatore Borghi viene attaccato da sinistra perché sarebbe al centro di questa debacle del sovranismo, da destra perché non è abbastanza sovranista. Poro senatore Borghi è con noi, buonasera. Buonasera. Ma insomma, cioè se la prendono tutti con lei. Rispondere però delle... Cioè, io non posso rispondere di quello che è Calenda, con tutto il rispetto. Mi verrebbe quasi da dire ormai Calenda chi, no? Cioè, nel senso, una volta che il suo partito si è sfaldato, è quello che pensa di sapere o crede di dire. Io infatti ho pubblicato subito dopo il mio intervento perché, evidentemente Calenda, che non mi pare sinceramente ad aver visto al posto quando io stavo parlando, è arrivato lì per dire la sua... non so, presente come quelli che vanno, vedono la, cioè, sanno che devono commentare dopo la partita, no? E commentano dicendo: ah, oh, hai visto, la Roma ha vinto, così non se neanche appurato però di sapere come era andata a finire la partita, insomma. No, ma è una roba un po' curiosa, cioè a me nel mio intervento che ho fatto in merito al piano pluriennale di bilancio, di spiegare in modo molto chiaro che noi quel piano non l'abbiamo votato. Cioè, in sede europea il governo italiano, quindi non la Lega, il governo italiano non l'ha votato. E più chiari di così non so cosa si può essere, però Calenda dimentica che non è che quello che ci veniva chiesto in quel momento era disegnare il piano migliore possibile per l'Italia. Ci veniva chiesto di dire, alla fine di tutte le discussioni, questo qui o quello di prima? Questo qui è un pochettino meglio di quello di prima, e quindi che vuoi fare? Almeno non metti il veto, no? Perché tanto alla fine, se mettevi il veto, che era l'unica possibilità che rimaneva all'Italia, no? Oltre a, diciamo, il voto contro in Consiglio d'Europa, che almeno rimane agli atti, però ci sarebbe stata, volendo, anche l'arma del veto, ma l'arma del veto avrebbe portato come risultato il mantenimento e il ritorno in vigore del patto precedente, no? Il quale patto precedente a quest'ora avrebbe richiesto col cavolo il mini aggiustamento, pur stupido, motivo per cui abbiamo votato contro, che ci viene chiesto, ma avrebbe chiesto dei tagli, ma credo, adesso non ho fatto bene i conti, ma dovrebbe essere una roba tipo 40 miliardi, insomma, no? Una cosa allucinante. Un aggiustamento di quelli feroci, lacrime e sangue. Allora, però effettivamente quello che stavo dicendo scherzando all'inizio, nei suoi confronti, senatore Borghi, effettivamente c'è, cioè perché da una parte dice dove è finito il sovranismo da sinistra, diciamo, e da destra dice ma siete troppo arrendevoli nei confronti dell'Europa, no? Questa cosa qua che ho tutto o niente è la peste del momento, di questi anni, cioè non lo so, mi viene da dire che forse, scusa, dico una cosa da vecchio proprio, è colpa dei social, dove o prendi posizione da una parte o dall'altra, insomma, la complessità, no? Il grigio tra il bianco e il nero non è previsto. Ecco, mi sembra che lei sia una vittima del bianco o nero, o è troppo dire questo? Ma no, ma io, per carità, in realtà, cioè, se sto sulle balle a certa gente vuol dire che sto facendo bene il mio mestiere, quindi... Specialmente gli attacchi da sinistra o da Calenda, che non so come si voglia autodefinire o cose di questo tipo, per me sono delle medaglie, no? Quindi non, da quel lato lì non è nessun problema. Dall'altra parte però è abbastanza vero, vale a dire, e in ogni caso, diciamo, degli attacchi da destra poco me ne cale di qualche piccolo profittatore, no? Che pensando di dire, oh, ma vedi che se arrivo io col mio unico seggio, se mi votate a me, poi dopo adesso vi faccio davvero io quello che vi faccio uscire dal mondo, dal sistema solare, no? Cose di questo tipo. Anche qui poco conta. Il punto però, che effettivamente è vero, è che bisogna cercare di capire in una maniera un pochettino più approfondita rispetto a quella che alcuni dimostrano di capire come funziona una democrazia parlamentare. Vale a dire, la democrazia parlamentare funziona con dei voti, cioè alla fine si va in Parlamento e si vota qualcosa. Il fatto di votare qualcosa, no,
che magari in certi casi è frutto di un compromesso tra le forze di maggioranza al momento, hanno come alternativa possibile non il mondo ideale, ma quello che succede se non lo voti. No, questo mi pare che sfugga a molti. Cioè, c'è della gente che pensa, ma se tu non voti questo, allora istantaneamente scorre il miele, no? E così questo tipo ottiene esattamente quello che vuoi tu. E no, perché per ottenere quello che vuoi tu, ma proprio quello che vuoi tu nei dettagli, no? Cioè così via, ci vuole il 51%. Certo. E se tu non ce l'hai con una qualsiasi alternativa alla maggioranza precedente, alla maggioranza attuale, non ottieni quello che vuoi tu, ma ottieni quello che succede dopo a che tu hai fatto l'atto eclatante, no? Sì, un tempo questo chiamava massimalismo, no? Nella sinistra soprattutto, cioè allora, dire, ottieni meglio, tutto... Esatto, sì, questo è vero, se otteniamo massimalismo, ma dal punto di vista didattico, quello che può succedere o quello che comporta queste cose, io lo chiamo papete, no? Così almeno ci capiamo. Perché una lezione, mi verrebbe da dire, anche personale, vissuta personalmente, più dura di quella di ecco che, stando con i 5 Stelle, non ci lasciano fare quello che vogliamo. E quindi, allora, noi mandiamo a quel paese i 5 Stelle e allora avremo quello che desideriamo. E invece cosa ti arriva? Conte, Gualtieri, Speranza, Lamorgese, no? E cose di questo tipo. Se non si è capito lì che cosa succede nel momento stesso in cui tu non hai un'alternativa migliore, allora vuol dire non aver proprio capito nulla di come gira il mondo. E io più di spiegarlo non so come dire, non so come fare. Cioè, poi per carità, può anche essere che ci sia uno che ironizza dicendo ah, ma guarda, tu invece di uscire dall'euro poi dopo dici che se va bene il piano pluriennale di bilancio. Caro mio, no, ma io il piano pluriennale di bilancio sia una porcheria, te l'ho detto chiaro in aula, non so neanche come dirtelo, no? Ma non è che c'è una contraddizione del perché in questo momento noi lo presentiamo rispetto a quello che io penso che possa essere l'ottimale. L'ottimale, vale a dire che dal mio punto di vista è mandare a quel paese l'Unione Europea e così via, tutte le sue regole, tutte le sue cose, così via, così via. Al momento non c'è. Cioè, non è che se prendere io vado atto da della Meloni, realtà, prendere atto della non è realtà. Che se io vado da Giorgia Meloni e gli dico oh, facciamo la guerra al mondo, quella dice beh, bella idea, non ci avevo pensato, facciamo la guerra al mondo, dai, sono su. In realtà questa cosa al momento, questo nuovo sistema, per stupido che possa essere, ci consente una navigazione direi tranquilla per i prossimi 2 anni, direi 2-3, poi dopo qualche nodo arriverà al pettine. Questa cosa è meglio al momento che qualsiasi altra eventualità, ma anche perché non siamo pronti per fare la guerra al mondo, molto banalmente. Ma cosa vuoi fare la guerra al mondo prima di sapere, tanto per dirne una delle mille variabili che ci possono essere, prima di sapere se vince Trump o la Kamala Harris? Eh no, certo, ma poi comunque anche l'aspetto personale. Guerra al mondo, fai guerra al mondo senza avere l'appoggio degli Stati Uniti? Tu fai guerra al mondo prima di sostituire i 4 giudici che mancano della Corte Costituzionale? Ma insomma, mi sembra che siano delle cose molto semplici da comprendere, tant'è vero che se uno non le comprende, evidentemente non è in buona fede. Ecco, quell'aspetto personale che dicevo, che ha detto lei, cioè la lezione papete, no? Ecco, quindi quella è molto importante. Cioè, uno con il tempo, no, con la propria storia politica, impara delle cose e poi modifica i comportamenti in base a quello che ha imparato. Ecco, per esempio, qua Mattia dice: Calenda ha perfettamente ragione, dovevate fare il federalismo, poi staccare il nord dall'Italia, poi uscire dall'Europa e poi eccetera eccetera, qua. No, uno ha imparato che queste cose non si possono fare, o comunque non si possono fare adesso, no? Quindi è una lezione di realismo, senatore Borghi. Io, se c'è una cosa che sto diventando col tempo, è maoista, no? Ah, cioè, perché bisogna
camminare, no? Costantemente in una direzione. Dov'è il tradimento? Il tradimento è se tu cambi la direzione dove vuoi andare, no? Ma se la direzione ce l'hai chiara e intanto fai dei piccoli passi ogni giorno, no? Per riuscire ad arrivare a un certo obiettivo, questo non è tradimento, questo è pragmatismo ed è come affrontare qualsiasi cosa, che vada da una passeggiata in montagna al cambiamento dell'assetto statale. Ma tanto per fare un'idea, quando noi abbiamo cominciato a parlare di sovranismo in Italia, è stato al Lingotto, quando Salvini è stato eletto segretario, no, della Lega nel 2013, adesso sono passati 11 anni, quelle stesse persone che erano sul palco all'epoca erano visti come dei pazzi, adesso si sono ritrovati poi a Pontida dopo 11 anni da quel momento là, perché era fine anno, insomma vicini a fine anno anche allora, quindi sono 11 anni giusti, e molti di loro sono al governo del loro paese. E questa cosa sta cominciando a creare un network che rappresenta per la prima volta un'alternativa al pensiero unico europeo, cosa che fino adesso non c'è mai stata, perché sappiamo tutti che ti facevano votare una finta differenza fra il Partito Popolare e il Partito Socialista e poi si mettevano assieme. Ecco, adesso c'è un'alternativa che è quella che si chiama del meno Europa, no, per dirla facile, del più nazione, e queste persone sono per la prima volta, sono arrivate a Pontida insieme con Salvini, che l'aveva chiamato per la prima volta 11 anni fa, quando anch'io ho iniziato a fare politica. Caspita, cioè, secondo me è un cambiamento importante, però ci sono voluti 11 anni. Io lo so che sarebbe opportuno volere tutto subito, ma per fare tutto subito ci vuole il golpe. Ma io sono un democratico, certo. Fino al midollo. Quindi alla fine non è che posso imporre la mia volontà agli altri senza che si passi dal voto. Bisogna votare a ogni occasione, che sia le comunali, le regionali e così via. E quando si capirà, e tutti avranno capito cos'è che è opportuno fare, è opportuno andare, no? Allora ci sarà la consapevolezza per poter fare i passi definitivi. In Olanda l'hanno fatto, non capisco perché non possiamo farlo anche noi. Senatore Borghi, grazie, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, grazie. Insomma, è curiosa questa cosa qua, che viene attaccato da sinistra, da Boh e da destra, insomma, quindi... Dice, guarda come ti sei ridotto, che sei diventato europeista, bene che ti sei ridotto, che sei diventato europeista, guarda, ti sei venduto al nemico. È curiosa questa cosa, e comunque questo è il punto di vista di Claudio Borghi, senatore della Lega.